chi lo doveva andare a pensare che noi due ci sposavamo. Vedo l'ora di stare a vedere le partite con te sul divano. Giorno. Sì, sempre tu, il correo, compramelo tu, ma mia madre me lo ha detto, l'ho sentita proprio ora, o tu ti stendi a portare qualcosa, o vai a rubare a San Nicola questo amore, tanto grande quanto il mare. Forte più del sole e un'estate con te al canalone. Questo amore così forte che mi fa dimenticare la mia passione per ci voglio stare. Sarà stato quel tuo modo elegante di strisciare con gli zafferoni o il tuo tatuaggio così delicato del sette di denari con l'asse di bastoni. Da prendimelo tu, ma mio padre me lo ha detto, appena uscito dalla questura, a me più che un matrimonio, pare a vedere la caricatura, questo amore, tanto grande quanto il mare, brilla forte. È stata per aprire una bella funzione. E quanta gente è venuta? Quanta gente? A Muzzi. Tutte quelle della moscia stavano.
tutta. Eppure della statale sono venuti però parecchie. Boh, io a un certo punto ho pensato, quando stavamo in chiesa, che stavano tutte quante, ho detto, boh, proprio così ho detto, boh. Vuoi vedere come viene la retata dalla buon costume? Ma te, che pensiero. E che bella omelia che ha fatto il prete, eh? Bisogna dire. E quando ha detto, prima o poi, tutti dovete morire. Io mi sono grattata, eh? Sì. Vabbè. A me mi ha meravigliato quando ha detto che tua mamma finisce in paradiso. Mia mamma. Ho detto, ma non la conoscevo proprio, Maria Cozza Pelosa. Ma t'ho un'assunta, che cosa? Ma, non lo so, anche Gesù ha perdonato la Maddalena, scusa. La Maddalena? La Maddalena. E che cos'è? La caserma della Marina? Ma t'ho assunta, proprio, cioè io già non tengo la casa. Maddalena, il personaggio del Vangelo. A Maddalena. È proprio vero. La morte si prende i migliori. Vedo, per piacere, curti questo raffreddore. Quanti telegrammi sono arrivati? Sono arrivati parecchi. Ma che aiosa. Ma che soddisfazione però. Ma te li leggo. Vuoi leggere qualcuno? Sì. Leggili tu che io non me la fido nemmeno a stare seduta. Guarda qua, guarda. Centinaia, centinaia, centinaia. Milioni. Milioni. Beh, questo è di Vito Leccese. Vito? Ma te, proprio lui. Che dici, che dici? Quando fate la tomba, mi raccomando, a curare le piante. La doccia fissazione però, Vito Leccese, sempre alle piante, sa pensare che... Daniela Mazzucca. Il sindaco? Sì. Vado, quanto è cara, che dice? Ti sono vicina, perché so cosa significa quando ti portano via qualcosa di caro. Anche a me ieri in federazione me ne fate sparire la borsa. Io gliel'ho detto, non te la fare con i socialisti, non te la fare con i socialisti, quello insiste invece, ma te... Tutti si sono ricordati, tutti. Questo giorno così buie, te sono vicine nel tuo soffrimento. Antonio Matarrese. Come hai fatto a indovinare? E lo stile inconfondibile. E poi c'è l'altro. Ma te! Chi è? Il ciclo tennis! Ma te! Loro l'hanno uccisa e mandano pure il telegramma! Hanno pure il coraggio di mandare il telegramma! Ma te! Senti qua! Anche da morta rimani sempre cozzale! Ma te, che cosa? Hanno scritto questo! A mia madre, chiaramente, non a me! Cioè, a madre? Perché sei cozzale tu! Appunto! Tu sei un po' trappana, ma non cozzale proprio! Per piacere che siamo funerali, se no già ti avevo fatto lei chiamare in genere. Quello di Telebari, guarda. Pur Telebari? Sì. Chi, il direttore? Mick De Ruvo. Quanto è carino però. Per fare il filmino al matrimonio volevamo 3 milioni. Lo so. Per il filmino funerale possiamo fare 1,5 milioni. Va, a chiudere. 1,5 milioni a funerale? Sì. Doggi li hai dato 1,5 milioni. Che cosa è la fissazione pur sul tutti, matrimonio? Tutti. Anche Anna e Ferdinando. Pinto? Sì. Ferdinando Pinto? Tua madre era assicurata sulla vita. Che ha detto? Tua madre era assicurata sulla vita. E ce l'aveva sì l'assicurazione, però i soldi non bastano nemmeno a portare il fiore a Caposanto. Madonna, assunta, per piacere, togli quel fasolo di mezzo. Ma tu adesso come ti senti? Come vuoi che mi devo sentire? Come il cassonetto dell'amio a Capodanno. Chi era a chi? Ma te. E quello è che tu devi sfogare. Però devo dire la verità, Filomena. Hai avuto delle grandi attestazioni di stima. È vero. C'erano tutti, c'erano.
E gli sponsor? E gli sponsor che cosa non hanno fatto in chiesa? E guarda qua che cosa hanno combinato. Ci sono stati vicini, ci sono stati vicini. Proprio sono stati gentili, gentili. E hai visto al funerale tutta la bara firmata, sì, sai? Sì, sì, sì. Sì, che controllavo tutti quelli che erano venuti. Sì, col computer. Col computer. E la corona della saica fa forma di tazzini, bellissima. E l'insalata all'uscita della chiesa preparata con l'olio d'entamaro. Insalata a tutti. Cuori nobili questi sponsor. Però secondo me il più grande è stato lui. Lui è stato il più grande, guarda. Grande. Grande uomo. Il ricevimento che ha preparato sabato per noi è roba finissima. Al Palace. Al Palace. Ricevimento di commemorazione. Sì. Che grand'uomo. Non ce ne sono più di uomini come te. Gente onesta. Quel fa parte della banda degli onesti. So. Simone. Simone. Matteo, ce la faccio più. Matteo. Resisti, resisti, Filomena. Resisti. Resisti, compagna mia, resisti. Assunto, come fai brutta, mi piaci. Ma tieniti ancora, che mi deve arrivare il polmone. Ma c'è, polmone, io me l'ho dimenticata, polmone, pure in chiesa. Però pure lui, dai, tutti quei fiori che ha mandato. Fiori. Molto fine è stato. No, è vero, si è dato pensiero, si è dato, però che diamine, più che no a camera mortuaria, sembrava il festival di Sanremo, tanta fiori. Quanti fiori che stavano? Fior di qua, fior di là, gladioli, crisantemi, rose, garofano, papaveri. Pure papaveri, non l'ho visto. Lo papà. Ha messo. Ha telefonato quello pure. Sì. Barcarmani. Barcarmani. Sì. Volevo partecipare. L'avevo preso per il festival di Sanremo. Allora ho detto bene io. Volevo partecipare pure lui. È inutile. Quello rimane sempre un po' il mondo. Mangiamoci una cosa adesso. Che stiamo digiun da 2 giorni. Cosa vuoi mangiare? E la ventra chiama soldi. Non lo so, che hai preparato la genovese? Perché? E cos'è questo odore di cipolla? No, questa era la cipolla che mi servì per aiutare a piangere, capito? È solo la funerale che dovevo pensare, questo a piangere a me, che... Vabbè, che ci mangiamo adesso? Non lo so, ma fa la genovese? E la cipolla ce l'abbiamo. La cipolla ce l'abbiamo. Mamma, ci piaceva tanto la genovese! Ti sei arrabbiato perché mi hai visto con Maria. Posso fare se quella viene a casa mia? Cielo stesso, un muso di volte, ma lei da un orecchio ci entra, dall'altro ci esce. Ogni sera io guardo quella stella, ma poi penso che tu sei ancora più bella. Solo a te voglio, amore mio, non lo scordare. Di tutte le altre che mi interessa andassero a rubare. Io ti amo e chiacchiere non ce ne vogliono. Io ti amo e chiacchiere non ce ne vogliono. Amen.
avuto quest'intuizione di passare a pomeriggio sotto il tuo balcone e di colpo prendere e mettermi a gridare e ti voglio bene come un bambino e mai terminare. Ma mi accorgo che te ne stai andando via e dal mio universo e dalla vita mia. No, ti prego, mio dolce cielo, non mi lasciare, o se no io prendo un piancone e mi getto a mare.